Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, la nostra ottava stagione vede una nuova settimana e con questa nuova settimana noi continuiamo a presentarvi quelle che sono le novità di questa ottava stagione. Abbiamo conosciuto Claudia la settimana scorsa, adesso è il momento di conoscere il secondo dei tre nuovi cuochi che ovviamente ci accompagneranno e vi accompagneranno in questo viaggio meraviglioso. Con noi oggi per tutta la settimana Marco Calzolari, ciao, benvenuto! Grazie mille! Allora, voi lo conoscete su Instagram, per il suo blog, oltre a chi lo conosce di persona, che esatto, quindi lo chiama Marco, però il suo nome su Instagram è Gentleman for Dinner, ok? Quindi un gentiluomo per un cena, gentiluomo, che non è quello che diceva Hannibal Lecter. No, non è un gentiluomo da mangiare, ma insomma un gentiluomo che magari la cena la prepara, no? Eh sì, ma poi lo impareremo a conoscere perché lui veramente passa dal primo al dolce, ma proprio saltando. Fisicamente, così. Specializzato nella pasta fresca, sì, nei dolci quelli tutti belli, disegnati, meravigliosi, freschi, non freschi, tutto quanto. Tu sei di Ferrara. Io sono di Ferrara, o meglio, abito a Ferrara già da un pochino di tempo, anche se in realtà sono veneto, sono di Est. Davvero? Di nascita, sì, assolutamente sì. Quindi vedi, mia questa cosa qua, Est. Il Po ha riunito e non ha diviso per una volta. Quindi esatto. Oggi cosa faremo insieme? Oggi prepareremo dei muffin salati alla zucca asiago, da utilizzare come merenda ma anche come aperitivo, e poi invece andremo su un'altra preparazione fredda, utilizziamo del tonno, faremo una tartare con una serie di ingredienti molto sfiziosi per fare una cosa un po' diversa dal solito. Infatti mi sta già incuriosendo questa cosa, quindi rimanete con noi perché sarà veramente una puntata ricca di novità ma anche di grandi idee per usare degli ingredienti nobili ma che molto spesso non si vogliono rovinare, per utilizzarli al meglio. Noi brindiamo con la nostra acqua buona come sempre, vi lasciamo a pochissima pubblicità, dopodiché che si comincia Marco Calzolari e Due Chiacchiere in Cucina. Per cominciare con la prima ricetta, ovviamente già avete già sentito le anticipazioni prima da parte di Marco, ma andiamo a scoprire di cosa si tratta e soprattutto quali sono gli ingredienti che ci occorrono per farla, perché altrimenti non si mangia. Allora andiamo a vedere questi muffin con asiago e zucca. Allora saranno muffin salati ovviamente e ci occorreranno 250 g di farina Manitoba, 250 g di zucca cotta, 100 g di latte, 90 g di olio di semi, 120 g di asiago, 3 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, un cucchiaio di sale, circa 10 g, una bustina di lievito istantaneo e poi pepe nero, noce moscata e semi di sesamo nero. Questi sono gli ingredienti e adesso è il momento in cui io non faccio più nulla perché fa tutto lui. Allora, ti piace questa cosa? Sì, 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 assolutamente. Senti, ma tu cucini meglio in compagnia o da solo? No, mi piacciono tutte e due le soluzioni. Le cose un pochino più articolate, sono un po' pignolo, quindi preferisco farle in realtà da solo. Però mi piace anche cucinare in compagnia. Pensa, a me dicevano sempre, è bello cucinare con te, basta che stai zitto, fermo e fai quello che ti dico. No, dai, credo di non dovertelo dire, quello no. No, perché non abbiamo mai cucinato insieme, ma una proveremo. Volta magari succederà. Allora, cominciamo. Cominciamo. Allora, giustamente hai detto 250 grammi di zucca, io ti sottolineo solo il fatto che è zucca già cotta in questo caso, quindi possiamo cuocerla sia al forno o anche ripassare semplicemente in padella, quindi il peso specificato riguarda una zucca già cotta. Perfetto, okay? Così una la cuoci intera. Esatto, poi utilizzi solo la parte che devi utilizzare. E la prima parte della lavorazione viene fatta nel bicchiere del mixer, unendo la zucca a quelle che sono le parti liquide, okay. Quindi l'olio, io naturalmente ho già pesato tutto quanto,
Olio di semi a piacere, insomma, non c'è sì, un... Sì, in questo caso possiamo utilizzare, magari, ecco, non l'olio d'oliva, perché una quantità così, comunque così importante diventa anche a livello di sapore un pochino troppo. Quindi che sia olio di arachidi piuttosto che il mais, i semi misti, non importa. Quindi andiamo a mettere quelle poi che sono... Poi aggiunto anche la, il latte. Quindi le due parti liquide assieme alla nostra zucca. Aggiungo le uova vanno intere in questo caso. Sì. Ok. La prima parte della lavorazione riguarda solo ed unicamente le parti morbide. Quindi andiamo ad aggiungere appunto questi ingredienti e li andiamo poi a frullare con il nostro mini pimer. Ok? Ma senti una cosa, adesso magari ti dirò un'eresia, ma la base dei muffin è la stessa, anche se sono salati? Ma allora, tendenzialmente c'è sempre una parte di farina, e questo è valido un po' per tutte le preparazioni. Ci deve essere una parte grassa, che è quella che dà anche la parte soffice, in fin dei conti, al muffin, ok? E tutto quello che può essere naturalmente, sia nel caso del dolce o in questo caso del salato, la frutta piuttosto che la verdura, come la zucca in questo caso, creano naturalmente la parte del sapore. Ma se ci sono degli elementi, come la zucca ad esempio, belli sodi e polposi, è chiaro che c'è una piccola parte di farina rispetto a quella che può essere su una ricetta totale. Cioè, mi spiego meglio, per fare questi muffin non ci sono 400 grammi di farina e 50 di zucca. Certo. Hai visto che le due proporzioni sono molto vicine. Ok, allora mentre tu vai in momento, rock and roll, io volevo fare una domanda a voi che siete a casa. Allora, farina Manitoba, cioè quanti di voi sanno cos'è la farina Manitoba? Allora, ovviamente le persone appassionate di cucina, le persone che sono abituate a cucinare la conoscono, se non altro per averla magari sperimentata vedendola al supermercato. Però di questa farina Manitoba magari non si sanno tantissime cose e adesso ve le raccontiamo noi. Se poi le sapete già, diteci se abbiamo detto giusto, perché giustamente la conferma è sempre, sempre valida. Allora, la cosa interessante, sapete che noi andiamo sempre a cercare un po' le leggende, queste cose qui. Allora, il nome deriva dalla Manitoba, che in realtà è una provincia del Canada, però il nome Manitoba deriva a sua volta da questo spirito, il nome di uno spirito che regge la vita umana e l'universo secondo le antiche tribù indigene, che appunto si chiamava Manitou. Quindi mi piace questa cosa, c'è un po' di sacro, esatto, in tutto questo. Però adesso vieni in soccorso tu, Marco, perché allora l'hanno sempre chiamata americana. Esatto. Perché dopo la guerra, ovviamente, il 1947 piano Marshall, arrivano gli aiuti dall'America e quindi arrivano anche tutte queste farine, aiuti alimentari. E sulla farina Manitoba, sulle confezioni di farina Manitoba, c'era proprio la bandiera americana. Sì. E quindi venne chiamata americana per quello. Però nell'utilizzo che si fa, perché si usa anche nei pandoro, nei panettoni... Diciamo che è una farina che... grazie al suo potere, quindi alla sua forza. Vedi che c'è una divinità sotto. C'è una forza, quindi conti, sì. E il potere di Manitou. Sotto. Il potere di Manitou fa sì che il glutine, che è presente in grande quantità su una farina di questo tipo, aiuti tutte quelle lunghe lievitazioni. Quindi ad esempio il babà, il panettone, come hai appena detto, utilizzano una parte di questa farina proprio per svilupparsi tanto, per lievitare tanto. Così ci sta più room dentro. Esatto, assorbe meglio, fa proprio l'effetto spugna che ci piace tanto. Io in questo caso specifico utilizzo la Manitoba perché è vero che utilizzeremo un lievito istantaneo, quindi non c'è una lunga lievitazione, ma proprio per il fatto che utilizziamo un elemento anche molto bagnato come la zucca, abbiamo bisogno che il muffin sia comunque bello soffice, non deve restare troppo bagnato, troppo umido e quindi eccessivamente basso. È vero, basso. Non cresce. La farina in questo caso Manitoba appunto ci aiuta ad avere una lievitazione maggiore proprio grazie alle sue proteine. Io adesso nel preparato che ho frullato poco fa ho già aggiunto semplicemente il sale, un pizzico di noce moscata, quello va sempre a piacere, però con la zucca ci sta benissimo, e anche un po' di pepe nero, ok? Sì. Sto aggiungendo la farina. Come vedi andiamo a lavorare sempre tutto nel bicchiere del mixer, quindi non dobbiamo andare a sporcare altre cose, ma possiamo lavorare tranquillamente nella nostra caraffa, nel nostro bicchiere. A me viene paura perché mettere la farina tutta insieme così, mi immagino già che abbiamo dei, se lo faccio io, ci sono dei grumi grandi come degli addobbi di Natale più o meno. No, anche perché hai visto che comunque c'è un composto molto liquido alla base, visto che abbiamo già frullato tutto quello che era appunto morbido e liquido.
Adesso andiamo a mescolare pian piano o con un cucchiaio o con un leccapentola, una marisa. Aggiungo anche il parmigiano grattugiato. Sì. Quindi hai visto che tutta la parte liquida è la prima lavorazione, i solidi invece li teniamo per la seconda parte del nostro impasto. È comodo, si sporca pochissimo così. C'è anche una ricetta, esatto. Uno si immagina fare dei muffin, dovrò sporcare mille cose, mille contenitori, invece assolutamente in questo no, caso sono molto, molto veloci. E come ti dicevo in apertura, questa secondo me è una bella idea sia per una merenda salata, potrebbe essere anche una sorta di appetizer invece per l'aperitivo, nel senso che anche abbinato ad altre stuzzicherie, vero, o un pochino di salume, piccolini. Se si fanno in misura un po' più piccola, sono secondo me molto carini anche in un buffet o in un aperitivo. Io infatti adesso, nel momento in cui ho preparato il nostro impasto, volevo prepararteli sia in una misura classica da muffin, okay, ma utilizzare anche uno stampo un po' più piccolino e crearli quasi come se fossero dei bignè, quindi una sorta di mignon salato. Aspetta che adesso mi è venuta provocazione, visto che abbiamo parlato di pandoro e panettone, si potrebbe fare un enorme panettone, un enorme muffin con questo impasto, che ne so, i vari gusti? Diciamo che è un po' impegnativo, non tanto per la preparazione dell'impasto in sé, ma enorme diventa un po' difficile. Nel tipo, senso non che... so, il panettoncino, sono in queste dimensioni. Quelle io consiglierei più la forma di un plum cake in questo caso. Ok. Perché si sviluppa magari in lunghezza, quindi si cuoce in modo un pochino più omogeneo nel forno. L'idea del panettone lì effettivamente diventa molto difficile farla crescere così tanto e far sì che sia morbido all'interno, anche perché avendo degli ingredienti effettivamente di questo tipo è difficile, però vedete che insomma certe lavorazioni che noi vi presentiamo, poi sapete che noi spesso vi diamo anche delle alternative, nel senso che questa presentiamo la ricetta, ma poi si può fare anche così oppure così, quindi voi segnatevi tutte queste cose, perché magari se avete bisogno, che ne so, di fare questi muffin un po' più grandi, perché avete una tavola di un certo tipo, vi state organizzando una festa anche per i bambini o per altri amici, insomma, che richiede dimensioni proprio grandi, si possono fare. Quindi sperimentare credo sia la cosa sempre più divertente, se poi uno ha del tempo e ha la possibilità di farlo. Guarda, credo che sperimentare e avere comunque curiosità in cucina sia sempre un bel ingrediente anche quello, quindi perché no, mettersi lì e provare, l'idea dell'ultimo minuto è sempre secondo me una bella cosa e quindi... Tu sei uno che si lancia nell'ultimo minuto? Tante volte sì e ti dirò che forse quello che faccio lo faccio anche grazie proprio alla curiosità legata, in questo caso specifico, anche al cibo. Sono sempre stato molto curioso, ho sempre avuto le mie cose preferite, diciamo quelle zone un po' di comfort dove ti senti a tuo agio, però in realtà mi sono sempre messo anche molto in gioco su quelle cose che sono magari in partenza delle sfide, ma diventano sempre più interessanti proprio per il fatto che ti metti alla prova. Quindi ad esempio la pasticceria moderna per me è stata proprio questo, arrivare a provare tecniche o cose che normalmente a casa non si fanno, ma nel momento in cui inizi a vedere i risultati, ti puoi perfezionare, puoi raggiungere dei piccoli risultati che ti danno anche la spinta proprio per andare un pochino oltre. Allora voi andate a vedere la pagina Gentleman for Dinner, allora piccole cose, sono quelle cose semplici, in realtà fa dei capolavori meravigliosi. Grazie. E fa venire l'acquolina in bocca a tutti quanti, solo una piccola stretta cerchia di amici fai assaggiare, gli altri hanno la possibilità di gustarli ovviamente, però gli andate a vedere, gli altri mi possono chiamare per una cena a domicilio ben volentieri. Vabbè, sì, questa è una cosa bellissima, però dai, cioè, hai il cuoco a casa, che meraviglia. Esatto. È una cosa che vedo che sta piacendo comunque. Sì. Tante persone magari non ci avevano mai pensato, ma sai, anche per una cena tra amici o anche semplicemente per il fatto che non hai voglia di cucinare, ti vuoi proprio godere la serata, c'è qualcuno che fa in fin dei conti il lavoro per te, insomma, diventa indubbiamente piacevole. Io c'ho un motivo, avete speso dei soldi per comprare la sala da pranzo che non usate mai, ecco, questo potrebbe essere un motivo, con il servizio di nozze. Esatto. Altro procedimento, allora, Leo, altro passaggio, scusami. Altro passaggio, hai visto che io ho utilizzato semplicemente un cucchiaio per riempire i nostri stampi, io sto utilizzando degli stampi in silicone, quindi non ho utilizzato pirottini perché in realtà il silicone non deve essere né oliato né imburrato, non ha la necessità del pirottino, ma
a casa, se dovessero utilizzare la classica teglia da muffin, pirottino all'interno, si riempie semplicemente il pirottino con l'impasto. Non si arriva mai al limite, perché chiaramente deve lievitare tanto, certo. Ok? Quindi arriviamo sempre a metà. Altro passaggio: quando abbiamo messo l'impasto all'interno dello stampo, Asiago, tagliato cubetti, in questo caso non eccessivamente grandi, perché? Perché andiamo a posizionarli all'interno, ok? E in questo modo creiamo una sorta di cuore formaggioso. Che potresti stare usando l'asiago dolce, per cui io sto utilizzando un asiago che tra l'altro non ha non utilizzate in questo caso quello troppo stagionato. Preferite magari le stagionature brevi, perché deve essere morbido. Se li servite caldi, chiaramente resta la parte anche filante del formaggio asiago. In alternativa, se li preparate in anticipo, magari per l'idea appunto dell'aperitivo anche, è meglio ripassarli anche semplicemente in forno, giusto per intiepidirli, perché così abbiamo proprio questa scioglievolezza, diciamo, del formaggio. Va bene, allora, è il momento di metterli in forno, però diamo l'indicazione. Sì. Per quanto riguarda la cottura, dipende dal tipo di stampo che state utilizzando. Se andiamo sul classico muffin, un 20-25 minuti va benissimo. Nel momento in cui utilizziamo invece uno stampo più piccolino, quindi quello che adesso io vado ad utilizzare è appunto quello che ti dicevo per i mignon da aperitivo, e in questo caso vedi che sto ad esempio utilizzando una sac à poche, così riusciamo a fare un lavoro più pulito, visto che andiamo nel dettaglio, nel piccolo. In questo caso direi che 15 minuti sono sufficienti per una misura di questo tipo. Ok, hai i gradi gli stessi? Gradi, ci fermiamo sempre a 180 gradi con il forno statico. In ogni caso ci si accorge che il tutto è pronto, perché si vede naturalmente l'impasto ben gonfio che esce. E vediamo naturalmente la parte dorata in superficie. Perfetto, noi andiamo a mettere in forno i nostri muffin e poi li vedremo sfornati meravigliosi. Nel frattempo seguite i nostri consigli per la corretta alimentazione. Buongiorno, dottoressa De Boni. Allora, parliamo di intestino lento, quindi magari può sfociare anche in stipsi e tutto quanto, ma ci sono, oltre alle fibre, degli alimenti che possono aiutare? Un po' lassativi, sì, proprio a velocizzarlo quel poco che aiuta. Sì, sì, a parte appunto l'inserire la fibra, che va inserita sempre, come abbiamo parlato altre volte, ma ci sono degli alimenti che sono più lassativi di altri. Per esempio, sono quasi tutti alimenti vegetali, e quindi abbiamo un ottimo lassativo, la melanzana. La melanzana con la buccia, rigorosamente con la buccia, ma anche il peperone, va bene anche il peperone. E poi, se vogliamo dargli una spinta in più, le ripassiamo in padella. Perché, col filino d'olio. Sì, col filino d'olio, magari lo spicchietto d'aglio, perché hai anche la stimolazione epatica che nell'intestino lento fa bene. Ah, un altro alimento è il fungo, i funghi in generale. Ovvio che non dobbiamo aspettare i porcini, basta anche semplicemente lo champignon, ecco, fare un'insalata cruda di champignon con un po' d'olio e succo di limone all'inizio del pasto fa un effetto saziante, ma aiuta anche a fare dell'altro. E la verza. Per esempio la verza, il cavolo verza, sì, no? Certo. Quello che si fa la zuppa di solito di verza, se lo tagliamo a listarelle e lo sbollentiamo leggermente può essere mangiato così, oppure possiamo anche sempre ripassarlo in padella, anche questo ha un'attività lassativa. E poi vabbè, l'attività lassativa dei legumi ormai è riconosciuta, soprattutto poi le lenticchie sono molto adatte, e quindi fare adesso che le serate sono più fredde, due zuppe di lenticchie la settimana aiutano, invece tanti non mangiano mai niente di tutto questo. Poi il sedano.
tutti rimangono sorpresi quando gli dico di implementare l'alimentazione e la tipologia appunto di verdura come il sedano, perché si può mangiare crudo in insalata come pinzimonio, ma anche brasato è buonissimo, o anche la zuppa di sedano è molto buona. Ma l'attività invece proprio lassativa del sedano si fa con una centrifuga di sedano, sì, sedano e limone, quindi 2-3 gambe di sedano bevute a digiuno, contiene la sedanina e ha una buona attività lassativa, quindi 2 volte la settimana, assieme magari alternate a delle tisane di malva, che è molto buona come lassativa ed emoliente, va benissimo. Anche sedano rapa? No, è un'altra cosa. È un'altra cosa, perché ho sempre fatto confusione. No, il sedano, io dico proprio il sedano verde, quello verde, così. Okay. Poi ottimi sono i semi, e quindi semi di chia, semi di lino. I semi di lino soprattutto perché svolgono proprio un'attività antinfiammatoria, emoliente. Si possono utilizzare, vabbè, c'è chi li utilizza, li mette a freddo nell'acqua e poi beve la mucillagine, perché è tutta quella specie di bava mucillagine, sì, che fa il seme. E invece si può anche utilizzare frullando i semi di lino o comprando la farina di semi di lino, e la possiamo utilizzare nelle minestre, nelle creme, nella frutta cotta, in tutte queste cose che sono utili per dare una spinta in più al nostro intestino. Che poi anche al contrario, se invece avete il problema al contrario, state attenti magari a non esagerare con questi alimenti. Certo, sì. Quindi vale in bisogna un caso sempre avere una misura in queste e anche cose. Nell'altro. Sì, sì, certo. Grazie mille, prego. Voi segnatevi tutti questi consigli perché sono sempre preziosi. È il momento di vedere i nostri muffin salati con la zucca e l'asiago, ovviamente ultimati, usciti dal forno. Ricordami Marco le tempistiche del forno e i gradi. Certo, allora abbiamo utilizzato per lo stampo un pochino più grande, quindi classico muffin, un 20-25 minuti, forno statico a 180 gradi. Se utilizziamo invece delle forme più piccole, quindi stile bignè da pasticceria, quindi tipo mignon, andiamo ad utilizzare un 12-15 minuti, sempre alla stessa temperatura. Riconosciamo che sono pronti dalla superficie bella dorata. Allora ricordate che noi, come avete visto, abbiamo messo anche un po' di sesamo nero sopra, esatto, e per ultimare il prodotto finito. Il tagliere l'ha fatto lui, dopo vi racconto anche questa perché Marco fa tante altre cose, ma adesso andiamo a sentire quella che è, diciamo così, quello che è il consiglio per l'abbinamento col vino dai nostri amici sommelier di Ice Veneto. Appuntamento con Ice Veneto. Gianpaolo, buongiorno, un piacere conoscerti. Io ti ho preparato i muffin con zucca con cuore di asiago. Cosa mi proponi? Buongiorno Marco, intanto. Allora, per questo piatto io sono andato a cercare un vino del tutto originale. Si parla di un vino biologico, addirittura un vino vegano dell'azienda Le Carline. Siamo nell'area di Pramaggiore, sulla linea Resilience. Non andiamo neanche a raccontare quali vitigni ne fanno parte, perché in realtà sono vitigni dal nome inenarrabile, nel senso che sono veramente complicati e difficili, ma sono resistenti a quelle che sono le maggiori avversità della vita, quindi su questo possiamo perlomeno essere tranquilli e certi. Dal punto di vista visivo, il vino si presenta con un paglierino di una media consistenza, ma è soprattutto la parte olfattiva che è didascalica su note di frutta, ma soprattutto tropicale, note floreali e anche leggermente speziate di pepe bianco, di grande intensità. Proviamo ad assaggiarlo. Assaggiamo. Ecco, il sorso invece è secco, di una media struttura e anche di una media persistenza, quindi decisamente equilibrato e piacevole. È un vino che possiamo trovare anche nella nostra guida. Tu sai che abbiamo una guida, si chiama Vinezia, certo, nel sito www.iceveneto.it. Perché ho scelto questo vino? Per un abbinamento per contrapposizione. Qui abbiamo la zucca, quindi la tendenza dolce, abbiamo anche la grassezza
dell'Asiago, quindi ho cercato freschezza, acidità, proprio acidità nel sorso, e credo che forse siamo riusciti a trovare questo equilibrio, questa armonia nell'abbinamento. Non so, cosa dici? Direi che è perfetto. Ti è piaciuto? Un brindisi io e te, adesso Giampaolo, noi ci vediamo tra poco, noi ci vediamo dopo la pubblicità con un'altra ricetta. Dopo aver piacevolmente assaggiato i muffin, e vi dico che meritano, sia quelli piccoli che quelli grandi, ma anche due o tre piccoli, due o tre grandi, perché questa è stata la loro fine in questo momento, e per quello ne facciamo sempre un po' in più, è il momento della seconda ricetta. Allora andiamo, abbiamo accennato che faremo una tartare di tonno rosso con dei pomodorini, insomma andiamo a vedere gli ingredienti, adesso scopriamo pian piano la ricetta che Marco andrà a preparare. Allora, ci serviranno per questa tartare di tonno con, ok, li dico tutti, pomodoro caramellato e stracciatella, i seguenti ingredienti: 250 g di tonno rosso, 125 g di stracciatella o burrata, 50 g di olive verdi denocciolate, 50 g, l'ho già detto, uno scalogno, un mazzetto di basilico, due cucchiai di zucchero, dei cocunci. Cosa sono i cocunci? Sono i frutti dei capperi, ma tra poco ve lo spiegheremo. Olio extravergine di oliva, sale e pepe nero, ovviamente per aggiustare di sapore. Giusto? Tutto giusto. Quindi yes. Tonno rosso. Tonno rosso con una base di pomodori, di olive, tanti sapori mediterranei per questa preparazione. In realtà molto molto facile da realizzare. Io, Leo, partirei innanzitutto dai pomodorini, che sono già stati lavati in questo caso. Io consiglio di non tagliarli. Se ci sono dei pomodorini belli piccolini, ancora meglio, perché l'impiattamento sicuramente risulterà più carino. Però anche se abbiamo delle dimensioni medie, come in questo caso, va benissimo. Io consiglio di mettere solo un filo d'olio in padella. Per quanto riguarda il pomodoro, lo lasciamo intero. Ok, infatti sono molto incuriosito da questa scelta. Esatto, ma questo perché lo andremo a caramellare. Quindi, pian piano il pomodoro in realtà si aprirà da solo, quindi il calore farà sì che il pomodoro pian piano apra la sua buccia e inizia a cedere il liquido. Noi in questo caso mettiamo subito dello zucchero, sono un paio di cucchiai, possiamo utilizzare lo zucchero semolato bianco ma anche lo zucchero di canna. Il caramello che si forma con zucchero e l'acqua naturalmente del pomodoro, con la base del condimento che noi abbiamo messo, darà naturalmente lucentezza ma farà anche una salsina molto particolare assieme appunto al pomodoro. Okay. Lo facciamo andare qualche minuto, quando vediamo che si sta naturalmente abbrustolendo un pochino, gli diamo una mescolata ma lasciamo naturalmente andare pian piano, aggiungendo magari un pizzico di sale e un pochino di pepe, questo sempre tutto subito a piacere. Tutto subito, esatto. Esattamente. Senza coperchio, senza niente così, si arrangia. No, non serve, perché comunque dobbiamo anche farlo asciugare un pochino, quindi non serve coprirlo. L'unica cosa, non teniamo il fuoco eccessivamente alto, perché comunque non dobbiamo farlo bruciare, ok? Quindi regoliamo naturalmente la nostra temperatura in modo che il pomodoro vada pian piano. Anche perché l'olio magari non vada a punto di fumo subito. Sì, non deve naturalmente scaldarsi in modo eccessivo per questo motivo. Per quanto riguarda invece le altre preparazioni, sono tutte cose che andiamo a realizzare a freddo, ok? Sì. Utilizziamo sempre il bicchiere del mixer e partiamo dallo scalogno. Ecco, fermo, che questo è sempre... Sì. Vi ricordate che ho fatto anche con Claudia. Allora, tu riesci a non piangere quando tagli scalogno, cipolle, cose varie? Beh, ci vuole un pochino di impegno, bisogna far finta di niente. Ecco, perché sono tutti i trucchettini che poi riusciamo a sfatare. Però tu hai una tecnica che in questo caso non riusciamo a usare perché ci vuole un po' di tempo prima della preparazione, per togliere un po' il forte. Ecco. Allora, se vogliamo che lo scalogno non sia eccessivamente presente, è meglio tagliarlo a pezzettini piuttosto sottili, quindi anche semplicemente delle fettine, quindi come sto facendo adesso, così, e la lasciamo a bagno nell'acqua bella fredda, magari con un pizzico di sale. Okay. Scogliamo dall'acqua e poi possiamo lavorarlo. Perfetto. Questo perché? Perché utilizzandolo comunque a crudo adesso, è vero, darà tanto sapore,
ne utilizzeremo poco perché sarà essenzialmente il condimento del, del nostro tonno, ok? Quindi io adesso lo utilizzo anche per ragioni di tempo, così in purezza, però per chi preferisce un sapore un pochino più delicato lo lasciamo a bagno nel, nell'acqua fredda, nell'acqua fredda. Bella bella fredda, esatto, con un pizzico di sale, abbondante olio. E adesso andiamo ad aggiungere del basilico fresco, sì, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, quello va sempre chiaramente anche a gusto, e creiamo una salsina di base che ci servirà per il condimento del tonno. Il tonno in questo caso è un tonno abbattuto, ovvero deve essere stato in abbattitore o in congelatore, no, proprio per... No, aspetta, io rido sempre, perché non so se capita anche a voi a casa, che ovviamente loro sono esperti, cuochi, e quindi il termine abbattere un cibo, un ingrediente, vuol dire portarlo a una temperatura molto bassa. Molto, molto bassa, e in esatto. fretta, in modo che tutti i germi, tutti i batteri, tutto quello che può essere dannoso nel momento in cui si mangia, muoiano, e quindi esatto. si può mangiare. Quindi chiedete anche al ristorante cose varie, insomma, accertatevi questa cosa. Però mi fa troppo ridere la serie, no, perché l'ho abbattuto. La parola abbattuto. Cosa voglio dire? Che ti tiene il tonno che nuota in casa? Sarebbe bello però un bel tonno che, no, che ti guizza qui sul piano cottura. Lo devi rincorrere per cercare di mangiarlo. No, in realtà poi in realtà ti dico, Leo, quasi tutto il tonno che è già in commercio per N motivi viene abbattuto già al momento della pesca, quindi già sui okay. pescherecci, prima di arrivare poi al mercato, in commercio, viene naturalmente trattato in questo modo. Quindi quasi tutto il tonno che noi troviamo nelle nostre pescherie in realtà ha già subito questo trattamento. Però qualora dovesse, avrete la fortuna anche di trovare del tonno fresco, lo certo. potete congelare anche a casa se non avete l'abbattitore per almeno le 48 ore, così siamo sicuri che non ci sono problemi, abbiamo naturalmente lo stesso effetto dell'abbattitore. Hai fatto bene ad aggiungere questa cosa, perché ci sono anche persone che vanno, magari hanno la fortuna di avere la barca oppure prendono la barca e vanno a fare pesca in, al largo, e quindi riescono a pescare i tonni, e la cosa fondamentale è proprio, tutti quanti lo dicono anche loro, tenerlo in freezer almeno per un paio di giorni prima di degustarlo, se volete degustarlo crudo ovviamente, ma è, una, è un ingrediente talmente pregiato, talmente buono, che se si può, se qualcuno non piace, nel senso il pesce crudo, però secondo me è la sua fine migliore, ecco, sul piatto è questa qua. Allora, stiamo facendo la salsina come dicevamo prima, però in modo molto molto veloce utilizziamo un buon olio, andiamo con il nostro scalogno crudo, erbe aromatiche, io ho scelto il basilico in questo caso perché sì, comunque è una delle erbe aromatiche che io preferisco, però in realtà se vogliamo fare anche un mix con della menta, del prezzemolo, va benissimo. Io ti avrei detto l'origano, non so per quale motivo, ma io quando vedo pomodori vedo origano. Sì, è un po' l'effetto pizza. Un po' l'effetto pizza, vero, che richiama l'origano. All'italiana. Ma prima, mentre vi stavamo raccontando gli ingredienti, ok, vi stavamo elencando in realtà, abbiamo parlato del cucunci o cucuncio, detto anche cucuncio, insomma, è un, voi dite, che è, ok? Allora, voi dite, il frutto del cappero. Ma il frutto del cappero non è il cappero stesso? Eh no. Perché effettivamente il dubbio veniva, perché uno dice, ok, nei luoghi in cui il cappero è, la pianta del cappero è diffusa, è anche una pianta spontanea, pensate a Pantelleria o le Isole Eolie, comunque il sud Italia, perché ha bisogno di temperature alte, dicono lì i capperi sono più grandi, mentre gli altri sono più piccini, e sono più pregiati i piccini piuttosto che i grandi, insomma, in realtà non è la dimensione, è proprio il fatto che il cucuncio è il frutto del cappero. Il cappero in sé è il fiore. Esatto. Che poi il fiore prima di sbocciare. È il bocciolo, esattamente. Quindi viene raccolto proprio quando il fiore non è ancora schiuso, viene trattato normalmente con del sale, della salamoia, e dopodiché viene chiaramente confezionato, normalmente in barattoli, in vasetti. Il fiore del cappero, tra l'altro, è stupendo. Cioè, quando fiorisce, se sì, non si raccoglie il bocciolo per mangiarlo, effettivamente è una pianta molto bella, ha un fiore bianco con delle sfumature rosa bellissime. Se lo si lascia fiorire, come tutte le piante, poi sviluppa il frutto. Il frutto è appunto il cucuncio, quindi questa cosa che andremo ad utilizzare tra poco per concludere il nostro piatto. Il sapore è molto simile, il cucuncio magari ha una sostanza
un pochino più croccante, infatti, rispetto al cappero, che è tendenzialmente più morbido e più piccolino, il cocuncio ha una dimensione un po' più grandina, si sentono di più i semi, in questo caso, all'interno, ma il sapore è molto molto vicino a quello del cappero, solo un pochino più intenso e più croccante. Appunto. Infatti, quando lo mordete, quando proprio adesso vi dicevi dei semi, vedete dentro dei semini marrone scuro, ok? Che sono ovviamente edibili, sono buonissimi, tra l'altro, non vanno a infastidire il palato. Però se ha l'effetto un po' della senape di Digione, un po' questo effetto colorato così. Però voi potete anche trovarli senza i semi, perché ci sono due momenti di raccolta del cocuncio. Praticamente c'è un momento in cui il frutto poi sviluppa i semi e c'è un momento in cui non ci sono. Quindi ci sono due diverse possibilità. Potete trovarli con e senza, sono giusto per completare anche questa panoramica su questo frutto sempre confuso, ecco, con il proprio fiore. Invece là, il modo di tagliare la tartare. Allora, io sto tagliando in realtà senza batterla, nel senso che molte volte la tartare appunto si trova battuta più e più volte. Il vantaggio, secondo me, del tonno è che si può lasciare anche un taglio un pochino più grossolano. Quindi io sto facendo dei cubetti, non eccessivamente grandi, naturalmente, ma riusciamo naturalmente ad avere una bella masticabilità, un po' come succede anche quando si va al sushi, insomma, non sono mai pezzettini microscopici, ok? Il gioco in realtà è fatto, quindi noi adesso dobbiamo essenzialmente andare a condire il nostro tonno con la salsa che abbiamo preparato poco fa e poi ci spostiamo naturalmente già sul discorso dell'impiattamento. Quindi la burrata o stracciatella, come hai messo tu, insomma, l'opzione l'uno o l'altro, lì tutto a crudo va messo a freddo sopra. Va messo a freddo a sopra. Noi di cotto in questo caso abbiamo solo i pomodori che saranno la base della nostra tartare, ok? Sì. E procederemo poi a un montaggio del piatto a strati, quindi saranno vari livelli. Consiglio per l'impiattamento l'utilizzo di una coppa pasta, di un ring, quindi quello che ci viene più comodo, insomma, essenzialmente per dare ordine poi al piatto. Ok. Se non ce l'avete. Se non ce l'avete, possiamo inventare impiattamento alternativo. Visto che tu crei anche questi piatti meravigliosi, ma comunque ci sarà modo di parlarne abbondantemente. Uno potrebbe anche prendere una bottiglia di plastica, tagliarla, ok, creare un anello se non avete quelli in acciaio inox, insomma, quelli creati apposta, potete tagliarla e la lavate e poi lo usate, no? Non è una bella idea, vedi? Adesso faccio anche programma di bricolage, Due Chiacchiere in Cucina vi dà anche i consigli su come crearvi potremmo fare degli utensili pur avendo una nuova rubrica di bricolage. E se non avete la bottiglia di plastica, mi dispiace, non ho idee. Allora in questo momento. Allora, io vado ad aggiungere un paio di cucchiai della nostra salsa, ok? Anche in questo caso andiamo sempre a piacere, se vi piace più saporita andiamo ad aggiungere più salsa, in alternativa possiamo anche semplicemente concluderla con un giro d'olio e un pizzico di sale, ok? Allora, io i pomodori direi di stopparli, non voglio che siano, non deve diventare una passata o un sugo, li dobbiamo tenere abbastanza al naturale, ok? Perfetto, allora io ti stoppo un attimo, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra poco e impiattiamo e concludiamo ovviamente questa tartare di tonno. Andiamo a concludere la nostra tartare di tonno, la seconda ricetta di oggi qui a Due Chiacchiere in Cucina. Allora, io prima che tu impiatti il tutto, caro Marco, ho bisogno di farti una domanda. Allora, il tonno, tu adesso hai aggiunto, ovviamente prima anzi, hai aggiunto la salsa che avevamo preparato col basilico, l'olio e lo scalogno. Adesso no? Sto aggiungendo anche delle olive verdi, quelle classiche denocciolate. Anche questo è un consiglio mio, tagliarle a rondelle all'ultimo, se possono piacere, ma possiamo anche impiattarle senza... Ecco, la mia domanda è, deve rimanere poco in questo stato, diciamo così, perché sennò si marina, si cuoce, esatto. No? Esatto, più lo lasciamo qui, più il tonno tende a cambiare colore, è chiaro, acquisisce più sapore, però la tartare in questo caso a me piacerebbe proprio preparata e mangiata subito. Sì. Marinato poi, cambia tanto. Se poi volete abbinarlo alla tovaglia, che magari è di un colore diverso, aspettate finché non cambia colore. No, però effettivamente si scurisce, si ossida ovviamente. Sì, cambia colorazione. Poi se ci sono degli elementi acidi tende anche a diventare biancastro, quindi sicuramente perde il suo bel colore vivo.
ok? Questo è bello, anche perché ha un tono di rosso diverso da quello dei pomodori. Esatto. Perché comunque anche il piatto, si sa che ultimamente si guarda tantissimo all'estetica del piatto. Si mangia prima, con gli occhi, come si dice, no? Allora, utilizziamo, come dicevamo, un ring. Vado a prendere i miei pomodori caramellati. Vedi come sono belli lucidi? Sì. Proprio perché lo zucchero che abbiamo utilizzato ha fatto una specie di patina attorno al pomodoro. La particolarità è che andiamo ad utilizzare un sapore tanto dolce. C'è lo zucchero e anche il datterino, che di per sé è un pomodoro già molto molto dolce. Prendiamo un po' di pomodori e facciamo chiaramente la base del nostro piatto. Sì. Ok. È vero che fa il sughino, avete presente la patina di zucchero che si crea con le mele cotte? Ecco, la stessa cosa, per farvi capire, la consistenza trasparente così. Ecco qua. Andiamo a mettere il tonno. Andiamo con il tonno. Lo pressiamo un pochino in modo che il tutto sia il più stabile possibile, visto che gli diamo una forma ben definita, è bene che il tutto sia, come dire, bello stabile e che non si apra in modo indegno. Ok. Il famoso che bello, pram! Che bello, ecco qua, e via crolla che si crolla. E bene, io adesso torno in cucina e riprovo, di solito è così, però. E poi andiamo a concludere con con l'ultima parte. Noi abbiamo preso una burrata, sì, ma può essere anche la stracciatella. Se è la burrata, chiaramente andiamo ad utilizzare la parte più morbida, sì, cioè la parte all'interno. La scorza la possiamo magari utilizzare per delle altre preparazioni. O per mangiarla così, che è sempre ottima. Andiamo a mettere un paio di cucchiaini nella parte superiore del nostro piatto. Così andiamo ad aggiungere condimento e andiamo ad aggiungere anche una parte grassa e piacevole, come se fosse quasi una salsa, visto che quella che abbiamo fatto prima è comunque una salsa molto delicata, saporita, ma in fin dei conti molto delicata. Poi andiamo ad aggiungere i nostri cocunci. Esatto. Che belli che sono. Attenzione, attenzione. Rimuoviamo il nostro ring. Prova del 9. Prova del 9, non crolla nulla. Che meraviglia, ce l'abbiamo. E i nostri cocunci li teniamo naturalmente sulla parte superiore, quasi a concludere. Che bello. La nostra ciliegina sulla torta, no? Come si suol dire. Bellissimo, bellissima questa ricetta, sarà anche buonissima. Ma adesso andiamo a sentire gli amici sommelier per capire quale vino possiamo abbinare a questo piatto. Gianpaolo, eccomi di nuovo da te. Seconda ricetta, abbiamo questa tartare di tonno crudo, hai visto il pomodorino caramellato, burrata, un pochino di pistacchi. Che cosa mi proponi? Ma devo dire, intanto complimenti, piatto meraviglioso. Gentilissimo. Allora, la scelta è ricaduta in un vino dell'Abruzzo. Siamo con un Abruzzo Pecorino DOP, è un 2019. Ho ricercato un po' di complessità nel sorso, proprio perché abbiamo delle componenti nel piatto che mi richiedono un po' di morbidezza, ma lo vedremo poi nel riassunto finale, quando parleremo appunto di che tipo di abbinamento abbiamo parlato. Dunque, qui abbiamo un pecorino è un vitigno tipico appunto dell'Abruzzo per quanto riguarda l'abbinamento abbiamo giocato su componenti di morbidezza e acidità nel vino, proprio per contrastare una leggera tendenza acida del pomodoro, una leggera tendenza dolce anche della tartare di tonno, che del resto ha sempre questa componente di tendenza dolce, certo. E anche una leggera componente di grassezza. Per quanto riguarda il vino, ha un bellissimo giallo dorato, che è un movimento decisamente impegnativo già sul calice, una discreta consistenza troviamo. La parte olfattiva ci racconta, ecco, di un'evoluzione importante del vino anche a contatto con il legno, ed è questa la morbidezza evidentemente che ho trovato come caratteristica per un abbinamento con questo piatto. Andiamo ad assaggiarlo. Ed ecco, grande acidità, grande morbidezza, un sorso importante in un vitigno che si presta bene a vini giovani, oppure come in questa veste, con vini di grande struttura, evoluzione e anche con un passaggio in legno. Perfetto. Gianpaolo, noi brindiamo ancora, io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Certo.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prima tua, caro Marco, esatto. Calzolari, così ricordate bene anche il nome, com'è andata? Beh, direi tutto bene, no? Sono simpaticissimo, ti di sei più. Trovato bene con me, con tutto lo staff, benvenuto a Due Chiacchiere in Cucina. Ovviamente, grazie mille. Questa è la sua settimana, ricordate come trovarlo su Instagram, è Gentleman for Dinner, e soprattutto come ritrovarlo qui, è sempre la prossima puntata qui con noi. Se volete scrivergli o scriverci, consigliarci ricette, idee, o chiedere chiarimenti, semplice, due chiacchiere @telepadova.tv, la nostra mail. Alla prossima puntata, ovvero domani, ciao a tutti! Ciao!